parentesi, fatto un giro d'Europa, che impressione le ha fatto? Una tristezza, una profonda tristezza. Renzi sta prendendo in giro gli italiani, per il momento molto popolare, molto bravo, simpatico, frizzante con le slide e con i tweet, però se è tornato da Berlino con la Merkel che gli ha fatto i complimenti, gli ha detto bravo bravo, vuol dire che è come Monti, vuol dire che è come Letta, vuol dire che per gli italiani è una fregatura. Vuol dire che non c'è la forza e il coraggio di rimettere in discussione quei vincoli europei e quell'euro che sono parte della causa del disastro che stiamo vivendo. Quindi il bluff Renzi durerà poco, magari un po' di voti li prenderà, perché promettendo mari e monti un po' di gente in buona fede magari la convince. Noi come Lega siamo lì, sul pezzo, seri, coerenti, testardi, in centro, in periferia, nelle città ma soprattutto nei paesi e nelle valli. E combattiamo colpo su colpo, perché uscire dall'euro si può, anzi si deve. L'euro è morto e noi stiamo dando l'uscita di sicurezza, stiamo dando l'ultimo avviso ai naviganti e siamo convinti di aver ragione, siamo convinti che la gente ci premierà. Tra l'altro il Basta Euro Tour si è allargato, abbiamo sentito, farà anche il giro del Sud Italia. C'è tanta attenzione, c'è tanta voglia di sapere? Ovunque, c'è voglia di capire. Ecco, discutere l'euro e questa Europa fino a un anno fa era impossibile. Siamo partiti noi, ci davano dei matti, adesso c'è tanta gente che ci dà ragione. Secondo i sondaggi la metà degli italiani ritiene che uscire dall'euro sarebbe cosa buona, giusta e utile, e quindi lo spiegheremo nelle prossime settimane a Padova, a Reggio Emilia, a Genova, ma anche a Roma, alla Lamezia Terme, a Cagliari, in Puglia. E quindi c'è voglia di capire e di liberare le energie positive a nord e anche a sud, e quindi come Lega siamo a disposizione di tutti. Intanto si avvicinano le europee, Berlusconi abbiamo sentito non potrà essere candidato, la Lega farà alleanze particolari quest'anno? Noi siamo la casa degli autonomisti, degli indipendentisti e di chi difende le identità, la mamma e il papà, le lingue, la voglia di lavorare, l'agricoltura, la pesca, il commercio, il turismo, questo in Italia, infatti saremo presenti in tutta Italia, apriremo anche gratuitamente una sede perfino a Roma, nella capitale dello spreco per molti versi. A livello internazionale invece siamo in buona compagnia con Marine Le Pen. Gli austriaci, gli olandesi, i fiamminghi, gli svedesi hanno una paura fottuta di quelli che loro chiamano euroscettici, razzisti, xenofobi. Saremo in tanti a liberare energie positive, quindi è una bella sfida che ci dà tante soddisfazioni.